Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Vi è piaciuta la sigla? Dite la verità. Dog money, bella. Iniziamo così all'insegna della dog money perché ultimamente con il nostro cripto zoo, così come recita anche il nostro titolo, stiamo veramente rasentando il delirio. Nascono ogni giorno nuove shitcoin, poi a me diverte perché qualcuno mi dice: ma scusa, ma se fanno tutto sto profitto non sono shitcoin. No, è vero. Infatti io utilizzo il termine shitcoin in maniera scherzosa, chiaramente, per dire che sono coin simpatiche, ecco, che sono coin senza un valore fondamentale e ci sta a guadagnarci qualcosa, perché alla fine è gambling. Stiamo facendo gambling, siamo nel puro gambling. A proposito, ho voluto iniziare non con dietro il grafico di Bitcoin, ma con questa fantastica notizia che mi ha gasato veramente un sacco, di un dirigente di Goldman Sachs che si è licenziato dopo essere diventato milionario con Dogecoin. Io mi sono immaginato la scena di questo che va dal suo capo e gli fa: ascolta capo, io mi licenzio, sai? Il capo fa: come hai trovato un lavoro migliore? Cioè, che succede? Ti hanno assunto da qualche altra parte? Possiamo parlarne? Ti rifacciamo il contratto? No, no, guarda, sono diventato ricco con Dogecoin. Ah, ok, bene, ottimo. Interessante. E niente, questo è un po' il trend dell'ultimo periodo, che tutte le coin con i cani, gli animali vari pompano a manetta. Io vi raccomando sempre di fare i bravi, perché io vedo che c'è una FOMO pazzesca e quindi anche a costo di diventare noioso, io mi ripeto e ripeto per l'appunto questo concetto che è facile farsi male con queste coin. Sono coin volatili, sono scommesse, non hanno fondamentali. Non fatevi ingannare dai falsi fondamentali, dalle promesse che parlano soltanto di tanti holder, del prezzo che sale, del listing sugli exchange. Cioè, questo non è avere fondamentali, ok? Questo è diventare virali, diventare dei meme e appunto fare FOMO e queste cose qui. Quindi ci sta ragionamento, ok? Dire: boh, ho tot soldi da buttare, 100 euro da buttare, attenzione, ce li butto e chissà che non guadagno qualcosa. Ma dire: bene, io ho un portafoglio da investire in cripto, il 30% lo investo in Shiba Inu, forse quello ci sta già meno, perché il termine investire accostato a queste coin mi fa veramente rabbrividire. Comunque, detto questo, possiamo iniziare, tornare alla normalità e iniziare per l'appunto il nostro live del mercoledì, il secondo della settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, ore 19, vi ricordo più o meno, minuto più, minuto meno, ecco. Come al solito, adesso vi faccio vedere un paio di notizie di novità, ce n'è una interessante che vedrete che vi stuzzicherà e poi rispondo alle vostre domande. Quindi mi raccomando, vi voglio gasati, anche se Bitcoin oggi è un po' in rosso. Ultimamente è noioso Bitcoin, è in rosso, ma non è che sia direzionale, insomma, è sempre lì che oscilla, rimbalza tra supporti e resistenze senza dare troppo nell'occhio, cioè non fa parlare di sé, e infatti poi il mercato si sfoga altrove. Ethereum in compenso continua la sua corsa, il suo galoppo e basta. E poi vediamo cosa avete da dire e da chiedere. Io ho già adocchiato qualche domanda, visto che qualcuno mi chiede di Kia e ne parleremo. Sto preparando il video. Ho visto che qualcuno mi chiede di Internet Computer e anche quello lo devo approfondire per bene. E magari ci facciamo un video anche su quello. Ma Kia ci tengo a farci il video, quindi state sul pezzo che ne parleremo molto molto presto. Adesso iniziamo subito, oserei dire, con le nostre pillole news, ecco le cose che ho scelto di presentarvi. Allora, l'analisi on chain della scorsa settimana fa vedere, presa da Glassnode, fa vedere come ci sia un decremento, una tendenza al decremento negli holding, nei depositi sugli exchange istituzionali. Allora, in particolare, quella che mi ha colpito è quella dei desk OTC, sono quelli over the counter sui quali si fanno i trade di una certa dimensione, e come vedete i depositi sono in diminuzione, il bilancio è in diminuzione, il che significa maggior domanda.
E lo stesso avviene su Coinbase. Come vedete, il balance è in diminuzione a partire dall'inizio del 2021, quindi in sostanza c'è stata una tendenza a prelevare Bitcoin da Coinbase con buona probabilità per depositarli su wallet o per impegnarli magari in piattaforme DeFi, CeFi o quello che è, quindi per usarli come collaterale in sostanza. Questo sicuramente fa capire come ci sia una maggior forza che trattiene Bitcoin, una maggior forza di holding rispetto al volerci speculare, quantomeno nel breve. Poi, allora, ecco, questa notizia, quella bella ve la lascio per ultima. Questa notizia parlava, cioè mostra come gli exchange americani, tipo Kraken, Coinbase e quant'altro, si orientano nel definire o meno una crypto security oppure no. Sapete che c'è il grande dibattito sul fatto se una crypto è una security o no, perché in base a quello deve obbedire o meno a certe leggi. In America sono molto severi con queste leggi e quindi il caso Ripple ha fatto un po' da apripista, no? Per questa cosa qua, vi ricordate? Il dibattito è proprio: Ripple è una security oppure no? E per quello è stata delistata da numerosi exchange nel dubbio. E quindi è stato creato, ve l'avevo già fatto vedere in passato, ma adesso è stato aggiornato, si chiama Crypto Rating Council, che è in sostanza un gruppo di ricerca che include i vari exchange americani, quindi tra cui Coinbase, Kraken, Anchorage, Circle, eccetera, e hanno pubblicato, adesso vi volevo far vedere, no, non è qua, c'era un PDF che faceva vedere proprio il framework stesso, eccolo qua, dovrebbe essere questo, ecco, e fa vedere come che domande si fanno per capire se una cripta è una security o meno. Quindi ci sono dei punteggi, ogni domanda dà un certo punteggio e alla fine, in base al punteggio complessivo, si definisce, è una sorta di test di Huawei adattato alle criptovalute, ecco, per capire. Però non c'è una normativa chiara, qua ci sono stati fatti dei punteggi alle principali cripto, lo trovate, vi condivido anche il link che vi può magari interessare, tac, eccola. E che dire, niente, questo giusto per capire se una cripto rischia di essere definita security o meno. Poi, ultima, questa l'abbiamo già vista, l'ultima cosa, ecco, quella che mi interessa di più e che credo che possa interessare anche a voi, in particolare a chi giochicchia un po' su Solana, sulla DeFi su Solana. Allora, sapete che c'è Mercurial Finance, che è la IEO su FTX, una IEO chiacchieratissima, tant'è che è domani, mi pare, se non erro, però c'era da, insomma, muoversi prima, quindi se lo state scoprendo adesso scordatevi di riuscire a partecipare, anche perché c'è una domanda spropositata. È una piattaforma DeFi su Solana, un hub DeFi su Solana, quindi mette insieme diverse piattaforme, fa da aggregatore, una specie di Yearn Finance, insomma è complicato da spiegare, magari ci dedicheremo poi in futuro quando uscirà un'analisi fondamentale, ma è un token iperhypato, questa è la cosa che ci interessa. Come mai ci interessa se non si può più partecipare alla IEO? Perché c'è una bella notizia. Su Radium, la fantastica piattaforma di DeFi sempre su Solana, c'è la IFO che avverrà la prossima settimana, ma anche questa cosa è fattibile solo se avete i Radium in staking, e c'era la deadline alle 2 di pomeriggio, alle 3 non mi ricordo, per mettere in staking almeno 50 o 500 Ray. Per partecipare si può farmare quindi il token MER la prossima settimana, è una vendita iniziale attraverso Radium. La cosa interessante per tutti, al di là di tutto appunto, è che dopo l'IFO su Radium ci sarà il pool e quindi si potrà farmare MER, perché qua c'è scritto, ho letto su questo post su Medium, che ci sarà il pool, tra l'altro con, aspettate che ve lo trovo, con, ecco, il Fusion Pool con la doppia ricompensa di farming, quindi esattamente come questi qua Fusion permettono di farmare sia Ray che la coin facendo un APY galattico, anche su MER ci sarà la possibilità di fare il doppio farming, quindi sia Ray che MER, e sinceramente penso che ci sarà una FOMO abbastanza importante, quindi io lo terrò d'occhio a prescindere da tutto, proprio perché potrebbe essere interessante farmarlo. Ecco, al di là di tutto, mi raccomando,
cercate di capire di cosa si sta parlando, non buttatevi a farmarlo alla cieca solo perché ve lo sto menzionando, ma è un progetto interessante, quindi potrebbe davvero valer la pena approfondirlo. E poi ci sarà sempre la possibilità, io immagino che FTX metterà anche il perpetual, se li conosco bene, e ci sarà la possibilità di shortare il perpetual per fare l'edge di copertura. Comunque, chiudiamo questa parentesi, seguitemi su Twitter, ovviamente, ne approfitto per shillarlo, ma non era questo il mio obiettivo, e adesso ho terminato con le notizie iniziali. Allora, io vedo che qua non si vede la chat box, però come mai non si vede? Che scherzi mi sta facendo? Dunque, aspettate che provo a fare una cosa. Cioè, io leggo i vostri messaggi, ecco, ora si vede bene. Ogni tanto, ve l'ho detto, fai capricci, non c'è niente da fare, Twitch è così. E quindi adesso io comincio di nuovo a leggere le vostre domande ora che sono sul pezzo. Facciamo anche ricomparire qua in alto l'alert box, perché era carino che ogni tanto salta fuori Carlos Matos e se no non si vede nulla. Bene, partiamo, torniamo seri, torniamo sul pezzo, scorro verso l'alto per leggere le vostre domandozze e ci siamo. Allora, eccoci qua. Dunque, no, non è vero, non ci siamo, perché qua ci sono troppe domande e va in sovraccarico. Ti ho scritto su Instagram una cosa molto importante: quando poi riesci a darci un occhio, va bene, dai, ci do un occhio. Guarda, ieri, tra ieri e oggi mi avete scritto in tantissimi e la cosa mi ha fatto un piacere immenso, però abbiate pazienza se non riesco a essere reattivo con le risposte. Davvero, no, ho letto una domanda: SafeMoon, cosa ne pensi? Non capisco se è una shitcoin. Stai dicendo davvero? No, sì. Io la reputo una shitcoin, sinceramente, perché io ho seguito, ho visto anche un attimino le live che hanno fatto, i discorsi che... Cioè, parlano sempre solo del numero di holder, del prezzo. Hanno tirato fuori un wallet, l'unico prodotto che hanno tirato fuori è un wallet, che parliamone, cioè che prodotto è. E quindi no, ragazzi, davvero, ve lo dico col cuore in mano, per me è una shitcoin, è una moda, è virale, quindi sale di prezzo, ma è una shitcoin. Poi, potresti analizzare gentilmente il grafico OneBTC? Certo che sì, allora andiamolo a vedere subito, OneBTC, One, eccolo. Allora, guarda, interessante perché si sta adagiando su questo supportino qua che è a 200 satoshi, questo cluster verde che abbiamo disegnato da un po' di tempo. Però c'è un però, qua abbiamo fatto un top, guardate, top più falso higher high e chiusura qua sotto da manuale, e poi abbiamo ritracciato un po' di domanda da qua, però qua tac abbiamo un lower high, quindi in sostanza abbiamo una specie di triangolo di questo tipo, quindi per me è no, mi spiace, perché essendoci lower high così marcato, tra l'altro c'è molta molta pressione ribassista, quindi io non cercherei il long finché perlomeno non andiamo a fare un costrutto di bottom del genere, ok? Però non è ancora il momento. Poi allora eccoci qua. Beefy Finance è valido per mettere in stake qualcosa oppure no? Ma io l'ho sempre trovato ottimo, Beefy Finance, io ti direi di sì. Un consiglio, anche se penso di conoscere la tua risposta, vediamo. Ho avuto la fortuna al tempo di aver partecipato all'ICO di Polkadot. E beh, complimenti. Ora mi trovo il portafoglio decisamente sproporzionato, ci sta. So che dovrei vendere per tornare a una situazione bilanciata, ma tutti i DOT che ho messo in staking mi stanno dando dei reward giornalieri non indifferenti. Cosa faresti tu? Grazie e complimenti per tutto. Allora, guarda, è una domanda difficile, perché... Allora, lo staking di DOT è ottimo, però tu sei esposto a DOT. Quindi la prima domanda che ti devi fare è: io voglio essere esposto a DOT? E nella risposta deve essere incluso anche il fatto che DOT ti dà le staking rewards. Dici: mi bastano le staking rewards per giustificare la mia esposizione a DOT? Oppure in realtà no, perché sono troppo investito in DOT e ho paura che poi il prezzo scenda e vado a realizzare una perdita? Allora, io per come opero, tu hai detto, so già la risposta,
immagino che tu la sappia già, perché io ribilancerei e rimarrei nei binari prefissati, perché è vero, magari non metti in staking i DOT, ma in parte li converti in USDT, per dire, li metti in CeFi o DeFi, li puoi mettere altrove, li converti in Ethereum, li metti su Pancake Bunny, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono modi comunque anche alternativi, anche senza DOT, di ottenere comunque una rendita. Vedi tu, ok? Devi farti questa domanda: io voglio essere così tanto esposto a DOT oppure no? Non farti annebbiare dalle rendite dello staking. Allora, ciao Luke, grazie di esistere, sei la salvezza di molti italiani neofiti nel mondo cripto. Troppo, troppo, grazie comunque. Volevo chiederti, che ne pensi del recente pump di Coin sul Nasdaq? Ma sai che non lo sto più seguendo, Coinbase sul Nasdaq, cosa ha combinato? Allora, il suo grafico iniziale sembra quello di una shitcoin, che è passato da 380, bam, a 250. Guarda, io ti dico, pump sì, relativamente, perché è talmente poco storico e soprattutto è partito da un direct listing che è difficile riuscire a attribuirgli un fair price, un prezzo ragionevole. Quindi non lo so, io non lo tocco ancora, lascio scorrere un po' di tempo e lascio che sia il mercato poi apprezzarlo, che il mercato gli possa dare un valore reale. Allora, 13 maggio, non è che perché c'è la dichiarazione degli utili, forse qua vedo sotto utili, non lo so, magari è un pump dato da quello, non lo so, però ripeto quello che ho detto, io in realtà al momento non lo seguo e non ho intenzione di investirci. Ciao Luke, potresti analizzare Cake? Assolutamente, Cake BTC. Allora, beh, qua siamo sempre alla grande, però purtroppo sta iniziando a dare qualche segno di debolezza, ahimè. Il nostro Cake, che ci ha fatto godere veramente un sacco, adesso sta iniziando purtroppo a infrangere i primi livelli di supporto. Allora, aspettate che tolgo le notifiche, eccole. Allora, il primo dei quali è 6580, il secondo 6025. Allora, da dove sono saltati fuori? Questo, come vedete, dal daily, da qua e da qua, ma secondo me li si vede meglio sulle 4 ore, eccoli, guardate, tac e tac, idem questo secondo qua. Allora, questo si è propagato anche sul daily, quindi ha più rilevanza, e sul daily è già stato retestato dall'alto, guardate, tac, bearish retest. Quindi abbiamo una rottura di un supporto e un bearish retest. Candela di oggi all'insegna dell'offerta, e quindi vediamo, perché sembra aver già fatto anche un altro lower low. Insomma, non è proprio il momento di longarlo, Cake, a dir la verità. Lo potremmo aspettare nel caso in cui perda anche i 6020 satoshi, qua giù a 4890, guardate. Qua c'è un bel supporto veramente interessante che potrebbe, insomma, se arriviamo qua inizia a presentarsi della domanda, lì ci sta il setup long ed è anche facile da gestire, perché con un bello stop loss qua sotto abbiamo un rischio rendimento bello favorevole. Quindi direi che questa è la situazione su Cake. Poi procediamo. Dove siamo finiti? Ciao grandissimo, che differenza c'è tra il future a scadenza DeFi 0625 e il perpetual su FTX? Se voglio investirci, quale conviene comprare? Allora, il future a scadenza 2506 scade il 2506, quindi il 25 di giugno scade e matura al prezzo del sottostante, quindi tu ti troverai è come se tu chiudessi la posizione forzatamente, mettiamola in questo modo. E la differenza, cioè la controindicazione di utilizzare un future, in particolare se a scadenza lontana, adesso quello 0625 possiamo andarlo a vedere, tac, vediamo un attimino che cosa ci dice. 0625 FTT, no, dov'è? DeFi, ok, 0625 ha un prezzo di 18.018, mentre DeFi Perp ha un prezzo di 16.000, vista la differenza. Il motivo è che dobbiamo capire che il future, essendo a scadenza, è come se cercasse di immaginarsi il prezzo nel futuro, e quindi quando tu lo acquisti rischi di perdere una parte di guadagno. Perché? Perché acquisti a un prezzo un po' più alto,
e non va tanto bene, ok? Mentre il perpetual ha il prezzo uguale al sottostante, però c'è il funding, ovvero ogni ora c'è una fee che viene pagata dai long agli short o viceversa in base al prezzo del perpetual stesso. E quindi se abbiamo un prezzo del perpetual che è molto più alto del prezzo del sottostante, allora ci sarà un funding che incentiverà gli short, farà pagare i long, ok? E quindi c'è il rischio di andare a pagare delle fee aggiuntive. La risposta è che per un investimento purtroppo né l'uno né l'altro sono ideali. Io ad esempio volevo investire nella DeFi, mi sarebbe piaciuto di più il DeFi Perp perché ci sono 25 coin anziché il DP che ho usato io, che ce ne sono 15, però purtroppo da detenere a lungo termine né il Perpetual né il Future mi piacciono, perché il Future ha quel sovrapprezzo lì, quindi andrei a mettere una perdita, a realizzare una perdita, mentre il Perpetual va a inserire le fee ogni ora. Quindi la risposta è purtroppo né l'uno né l'altro, sono due strumenti speculativi, ok? Questa è un po' la risposta. Poi, allora, cosa ne pensi del grafico odierno di Cake, che l'abbiamo visto poco fa? Che ne pensi del progetto PantherSwap e delle novità introdotte per il mondo DeFi? Ok, che è nuovo, quindi poco da dire, però le novità sono davvero interessanti. La cripto giungla, no, non lo so, me lo devo guardare. Ciao Luca, questa è una domanda fantastica. Nell'analisi fondamentale di una cripto risorsa, quanto influisce il tipo di animale domestico sul logo? Influisce tantissimo, perché bisogna capire se è un mammifero, se è un animale domestico oppure no, perché adesso già le pantere arrivano e quindi c'è un po' da capire, no, a quale la razza, l'ecosistema dove vive, perché in base a quello si può capire ad esempio se pompano tutti quelli dello zoo, ok, tipo se uscisse un ippopotamo, un rinoceronte, allora magari ci sta. Se pompano tutti quelli della giungla, magari ci sono, non so, il serpente, il giaguaro, vediamo, c'è da vedere un po' i trend, ecco. Ciao Luke, come si chiede un prestito con le cripto che detengo in maniera più semplice e sicura possibile? Tramite una piattaforma CeFi, come può essere dunque BlockFi, però mi sa che in Europa non opera ancora. Dunque, che cosa c'è? Nexo, poi c'è... In fiat, dunque, sai che in euro non lo so, forse solo Nexo che opera con l'euro. Crypto.com non lo so se ti permette, ma forse sì, anche Crypto.com e forse addirittura anche Binance. Se tu depositi cripto a collaterale ti permette di prendere un prestito. Se qualcuno di voi amici sa rispondere a questa domanda e ha già provato magari a fare un prestito con collaterale, io uso BlockFi, ok? Quindi anche BlockFi funziona, condividete. Allora, volevo chiederti qual è secondo te il miglior modo per mettere a reddito Solana e Matic. Allora, Matic in realtà non si può mettere in staking su, dunque, cos'è che era? Forse su Aave? Mi pareva che su Aave ci fosse la possibilità di fare lending di Matic, se non ricordo male, eccolo. Con un 7% annualizzato, 8% annualizzato circa. Altrove non so quanto rende, però secondo me questa è un'ottima opportunità. Mentre Solana in realtà, dunque, fammi vedere Radium se permette di farlo, altrimenti ci potrebbe essere, aspetta, facciamo un passo alla volta, Solray c'è qua però purtroppo, ma altrimenti nei pool secondo me c'è comunque quello con Sol USDT, ecco, Sol USDC con un 63% annualizzato di fee, poi Solana Serum, Solana USDT col 62%, niente male, e quindi direi che queste sono due ottime opzioni, ecco. Poi, dunque, ho sbagliato finestra, allora. Ciao Liu, grazie per quello che fai, cosa pensi di ICP e Casper? Allora, ICP ne parleremo, Casper in realtà anche lui non l'ho più seguito, a dir la verità, dovrei darci un occhio perché mi ricordo la IEO al tempo su CoinList, ma da lì in poi non l'ho più seguito, è troppo nuovo per i miei gusti. Allora, dunque, oggi è uscita la notizia in Cina che minare Kia brucia l'SSD in 40 giorni, ho visto.
ho visto, ma anche perché li stressa parecchio. Cioè, in effetti, per chi non lo sapesse, Kia è questa nuova cripto che però è ancora è talmente nuova che è da testare il suo funzionamento. Io conosco una persona che ci sta provando, la sta un po' testando e mi fa sapere ogni tanto. Infatti, per quello volevo aspettare a fare il video, per avere un po' più di dati. E effettivamente il mining funziona con la, cioè, si chiama proof of space and time. In sostanza, tu utilizzi un hard disk o un SSD per andare a crearci sopra un file tante volte, insomma non ve lo sto a spiegare. Più è grande il disco e più si riesce a minare. L'SSD è meglio perché è più veloce, quindi riesci a creare il file, si chiama plot, in un tempo più breve, ok? C'è ancora da vedere quanto rende, quanto non rende, quanto costa lato hardware, cioè quanto usura l'hardware, e quindi volevo aspettare un attimo a fare un video una volta che avevo un po' di dati alla mano da condividervi. Poi, allora, ciao Luca, la crescita dei token sono direttamente proporzionate alla crescita della loro capitalizzazione? Esempio, se un token vuole togliere due zeri, significa che dovrebbe fare un 100 per? Assolutamente sì, perché quando la capitalizzazione è esattamente il prezzo del token moltiplicato per la supply circolante. Quindi se aumenta la capitalizzazione di un fattore 10, aumenta il prezzo di un fattore 10. Togli uno zero dopo la virgola, se è 0,0001, tipo le shitcoin di adesso sono tutte una roba del genere, probabilmente per far sentire più ricco chi le compra. Io ho 100.000 miliardi di Shiba Inu, e quindi il discorso è quello: togli due zeri, hai fatto 100 per, e così via. Ciao Luca, cosa ne pensi di EOS? Potresti analizzare il grafico? Non sono mai stato fan di EOS, sai, perché è centralizzato, è molto centralizzato e non mi è mai piaciuto, però ha fatto un pump abbastanza importante. Non so il motivo, ve lo dico con estrema sincerità. Dunque, andiamo a vedere un po', magari il settimanale, per capire la portata. Beh, caspita, ha recuperato il primo cluster, questo di supporto, nell'intorno dei 1600, che in realtà sono 16.000 secondo me, omette uno zero, e ha fatto anche il retest, tra l'altro. Quando l'ha fatto? Quando, caspita, l'ha fatto? L'altro ieri, vedete, break, retest e continuazione. Quindi questo probabilmente è già andato, e adesso la prossima resistenza, un po' importante, mi sa che la stiamo già sfidando ora. Aspettate che tiro via i supporti del lontano 1940, di quando analizzavamo EOS. Allora, tac qua, però la facciamo gialla, ok. 2600, questo qua, ok, questo l'abbiamo toccato, c'è un po' di offerta. Qua sotto, tra l'altro, c'è un pool di offerta che potrebbe diventare di domanda se superiamo questo livello. Quindi la risposta è: se chiudiamo qua sopra, retest, occhio al retest, e potrebbe esserci un setupino long. Stiamo a vedere, altrimenti c'è sempre questo supporto, però più sul lungo termine. Non penso che lo ritesteremo a breve, perché l'abbiamo testato pochissimi giorni fa. Se lo ritestiamo a breve inizia a diventare un po' più fragile, la cosa non mi piace. Poi, allora, mi piacerebbe lavorare per un exchange. Secondo te ha senso lasciare la propria azienda per buttarsi all-in in questo settore? Guarda, io sono di parte e ti direi di sì. È un discorso sempre di alto rischio, alto rendimento, ovvero è un settore che è ancora una nicchia, e quindi, come in tutte le nicchie, chi arriva presto e riesce effettivamente a inserirsi, se poi questa nicchia cresce, chiaramente parti in una posizione di vantaggio. Cioè, se tu vai a lavorare in un exchange un paio d'anni, poi diventa mainstream, magari le banche cercano chi ha lavorato per gli exchange, insomma si fa una carriera sotto steroidi, cioè si viene boostata parecchio la carriera. E quindi io ti direi di sì, tanto se sei del 95 sei giovane e ti puoi tranquillamente spendere per, cioè tranquillamente spendere per un altro lavoro. La cosa da considerare è: occhio all'exchange per cui vai a lavorare, cioè non andare a lavorare per un exchange scam o per il, non lo so, il l'ITBTC di turno. Ecco, se si tratta di Coinbase, Binance, Crypto.com, tanto di cappello, però ecco, occhio all'exchange, perché altrimenti rischi che magari, non lo so, non so neanche come ti trattano, non riesco neanche a immaginare. Poi,
Ciao Luca, alcune domande. Allora, partiamo con la prima. Le stablecoin tipo USDT hanno dei rischi? Ti rispondo subito. La risposta è sì. Le stablecoin hanno dei rischi di due tipi. Rischio sistemico, quindi è un rischio comune a tutte le stablecoin, e il rischio specifico della singola stablecoin. Il rischio sistemico, ad esempio, è magari più legato al dollaro, alla perdita di peg col dollaro per qualche strano motivo, mentre il rischio specifico, ad esempio per DAI, DAI è fatta diversamente da USDT e USDC, ha un rischio specifico legato al fatto che magari il sistema MakerDAO può avere un'anomalia, può avere un cigno nero, può succedere qualcosa di strano, oppure qualche flash crash di Ethereum, insomma possono succedere cose che vanno a minare la stabilità della coin. Mentre per quanto riguarda USDT, USDC e simili, magari per USDT l'abbiamo già vissuto in passato, il punto interrogativo: ma ci sono davvero i dollari sul conto? C'era il dubbio, e quando è scaturito il dubbio, se vi ricordate, USDT è arrivato a valere 0,94, 0,93, e quindi poi si è risolto, però il rischio è legato particolarmente a questo. Avevo fatto un video dedicato sulle stablecoin dove ne parlavo bene, quindi non sto ad approfondire troppo, ma se ti interessa, se cerchi stablecoin, io penso che dovresti trovarlo il mio video, ecco. 2. Cosa ne pensi dei pool di liquidità di Binance? Ci sono dei rischi secondo te? Perché gli interessi sono veramente alti. Non so cosa ne pensi e se secondo te sono competitivi rispetto ai concorrenti. Immagino che tu parli dei liquid swap e ti dico, sono assolutamente validi. L'unico rischio, che non è un rischio, è la volatilità del rendimento, cioè il rendimento che vedi oggi non è quello che vedrai domani, è estremamente volatile, quindi non farti ingannare dai rendimenti molto alti perché spesso durano poco. E poi, terza, ultima cosa sugli stop loss. In un mercato così volatile, non è alto il rischio che gli stop loss saltino se ci sono bruschi cali di mercato? Domanda pertinentissima. La risposta è sì. Infatti bisogna fare molta attenzione al placement degli stop loss. Effettivamente, più un mercato è volatile, e più il rischio è alto di prendere lo stop loss, in particolare se è stretto. In un momento in cui, come adesso, andiamo a vedere Bitcoin. Allora, se ci fate caso, Bitcoin adesso si è compresso in questo range. Adesso non vi spoilerò l'analisi, però essere compresso qui dentro vuol dire che si accumula liquidità sui due lati del range, e questo vuol dire che quando ci va a finire, con buona probabilità chi ce lo va a far finire va a triggerare la liquidità che si trova qua sotto, sapendo che c'è numerosità di stop loss, per poi magari andare a fillare, a eseguire i suoi ordini. Avevo fatto un video su questo, su questa dinamica, perché è utile da capirla. È il setup che si chiama sweep, ovvero andare a identificare queste situazioni ad alto potenziale, ad alta tensione dal punto di vista della liquidità in stop loss, e ad andare a sfruttare noi stessi la possibilità che lo stop loss venga preso e poi ci sia l'assorbimento, proprio per anticipare questa dinamica. Quindi, da un lato, se io voglio fare il classico trade che leggo sui libri di analisi tecnica, range low, rimbalza, metto lo stop loss sotto i minimi, non so se è una cosa saggia, anzi non la è. Se invece voglio andare a seguire la possibilità dello sweep, ci sta, ed è una cosa secondo me abbastanza saggia. Ovviamente bisogna strutturarlo il trade. Un metodo per andare a gestire uno stop loss in una situazione del genere, ad esempio se con lo sweep io voglio mettere lo stop loss qua sotto, che ci può stare come cosa, io posso dire: bene, lo stop loss lo metto solo se la candela chiude qua sotto i 49.000, ok? E quindi questa è una modalità alternativa più che valida. Quindi questa è un po' la risposta alle tue tre domande. Grazie per le domande, sono state veramente veramente interessanti, belli spunti di riflessione. Io aspetto il listing di HOV su Binance, e ho sentito CZ, mi ha detto che ci sta lavorando, la nostra casalinga di Voghera, il token casalinga di Voghera che qualche pazzoide ha fatto. Siete veramente fantastici. Allora, circa le shitcoin, ci richiami sempre alla prudenza, ma visti i guadagni ragguardevoli, come testimonia anche la tua news iniziale di oggi, sarebbe interessante avere un tuo video su come fare un gambling consapevole. Mi piace. Grazie a te, in tanti abbiamo approcciato le cripto con serenità e sono certo che un tuo approfondimento sarebbe molto proficuo. Grazie mille. Ah, guarda, sai che mi hai dato uno spunto? Caspita, uno spunto veramente interessante. Mi hai lasciato perplesso.
Me lo segno sul mio taccuino da boomer. Allora, me lo scrivo. Gambling consapevole. Bello questo. Perché effettivamente ora più che mai ce n'è bisogno. Tra l'altro il mio taccuino da boomer sta finendo e io ho già quello di scorta, ve lo devo far vedere perché è troppo bello. Tac, guardate che figata, bellissimo. Questo è ancora più grosso, così ci posso scrivere ancora più shitcoin. Allora, scherzi a parte, andiamo avanti. Dunque, ciao Luca, prima live, ti seguo da mesi e grazie a te sto studiando questo settore. È davvero un piacere, benvenuto, studia che ti farà bene e non te ne pentirai. Ciao Luke, ma che tu sappia, il cashback di Stato si può ottenere anche tramite Binance Card? Sai che mi pareva di sì, qualcuno mi aveva detto di sì, anche con la crypto.com. Vedo che sul sito di Terra sfila il simbolo dell'euro. Hanno in programma una stablecoin pegata all'euro? Sarebbe buono vista la penuria di euro stablecoins. Loro hanno in programma una stablecoin per tutto. Per tutto. Terra Money, vediamo. Io sapevo che stavano lavorando, addirittura erano gli unici che erano riusciti a fare quella coreana. E quindi direi proprio di sì, cioè... Penso proprio che nel loro obiettivo, adesso non so dove, come, quando, ma nel loro obiettivo ci sia proprio quello di andare a creare una stablecoin per qualsiasi valuta, quindi ti direi di sì. Allora, dove siamo finiti? Ciao Luca, ti seguo da qualche settimana. Quali strumenti oltre a Into the Block esistono per analizzare l'inflow outflow degli exchange? Quanto ritieni importante questo dato per misurare il trend a breve termine? Grazie. Allora, esistono, i miei preferiti sono come si chiama? Aiuto, CryptoQuant e Glassnode, sono ottimi entrambi, però mi sa che sono a pagamento quelli sugli inflow e outflow. Ti dico la verità, sul breve termine non è importante, cioè una cosa poco importante. Sul lungo termine invece ci può dare un'idea di come si stanno comportando i grossi holder. Ripeto, non è un dato speculativo che va a impattare sul prezzo di breve, ma è un dato che magari sul medio termine si fa sentire. Poi avrei una domanda per il quadro RW. Queste domande tenetevele per martedì prossimo, che c'è il nostro avvocato preferito, il nostro commercialista preferito, il Carlo Alberto Micheli Nazionale, che è di nuovo da noi. Adesso farò la preview, farò anche la copertina per shillare un po' il video. Comunque tenetevi belli carichi. Poi, ciao Luca, sto pensando di arricchire il mio wallet, principalmente concentrato su Crypto DeFi, con dei token legati al mondo gaming. Avresti qualche consiglio a riguardo? Io pensavo di entrare in EOS, che mi sembra la più interessante. Come mai EOS col gaming? Bah. Guarda, a me piacciono Engine Coin, poi c'è Axie Infinity, The Sandbox, sono ottime, ma c'è anche un indice sempre su Index Coop, che se non erro poi è acquistabile su Uniswap, forse addirittura su QuickSwap e forse su TokenSets. È un indice che si chiama Metaverse Index, questo qua. Metaverse Index in sostanza contiene 15 coin, come quello della DeFi che ho io, però questo non ce l'ho, legate al mondo dei metaversi, dei mondi virtuali, degli asset virtuali, quindi legato trasversalmente anche al gaming. Infatti se ci guardi c'è Axie, poi c'è riguardo il gaming Sand, Mana, Engine, e poi gli altri mi pare che siano meno legati al gaming e più al mondo NFT. Se non erro, però siamo sempre lì, ok? Sono sempre dei mondi, come dire, che tangenti tra loro. Poi, ciao Luke, APY migliori per Matic oltre Binance e Aave? Grazie della maglietta tamarra. Guarda, l'ho tirata fuori da di là perché sono tornato da palestra da poco e infatti il ritardo lo testimonia. Ho detto, boh, adesso cosa mi metto? Non posso fare il live in canotta, allora ho trovato questa e l'ho messa. Comunque, APY per Matic, guarda, io conoscevo Aave, io sapevo che Aave era buono, forse QuickSwap a sto punto, fatemi dare un'occhiata, perché QuickSwap dovrebbe essere anche lui, dovrebbe dare anche lui dei buoni APY sui suoi pool, e mi stupirebbe sapere che non c'è Aave Matic. Allora, c'è Matic Ethereum, poi c'è... Dov'è? Pagina 8, non c'è un menu di ricerca, no, purtroppo.
Dunque, volevo andare a cercare se c'era ad esempio un Matic USDT o Matic USDC, ma io mi aspetto che ci sia da qualche parte, o no? Dai, ci sarà? Wolfmatic, Matic USDC, eccolo, 91%, non è malaccio, dai. E quindi io rettifico quanto detto precedentemente e direi che questo è Quick Swap, è il migliore per andare a mettere a rendita Matic col pool Matic USDC. Poi procediamo. Allora, allora, ciao Luca, da studente ho iniziato a investire qualcosa ogni mese da tempo. Considerando che io quei soldi li considero come persi e che in futuro magari possono diventare qualcosa di importante, consigli sempre un riproporzionamento di portafoglio? Guarda, io sono sincero, io non sono d'accordo con chi dice che i soldi investiti in cripto sono da considerarsi persi. Cioè, questo è un discorso che ha senso se si parla di gambling, cioè se si va a prendere lo Shiba Inu, il Dogecoin di turno, sì, vanno considerati persi, ma se io sto investendo in Bitcoin, Ethereum e quant'altro, non li devo considerare persi, cioè è un investimento e in quanto tale non si può ragionarlo come investi quello che ti puoi permettere di perdere, cioè questo è un mantra che veramente io non riesco a concepire. È vero che non si può, se si ha un capitale complessivo del 100%, investire il 90% in cripto e dormire sonni tranquilli perché è volatile, però non si può neanche dire io investo il 2-3% e li considero che non ce li ho. No, io investo il 10, 15, 20%, quello che è, considerando la mia tolleranza al rischio, sapendo che è un alto rischio, alto rendimento, però non li devo considerare persi, cioè li devo considerare investiti in un asset a rischio, ok? Non è una scommessa, è un investimento. Poi il discorso del ribilanciamento, io ti dico tendenzialmente sì, se è da vedere come un investimento. Se tu invece stai considerando la scommessa, quindi la coin che può farti per 1000, allora lì non ha senso parlare di ribilanciamento, ma un take profit ogni tanto fallo. Perché se ad esempio io avessi investito in Doge, Shiba o SafeMoon o quello che è e avessi fatto per 100, cioè un take profit lo farei, sinceramente, perché non si può mai sapere. Le fee di Ethereum sono arrivate a 65 dollari, francamente inaccettabile. Ma sai perché? Te lo dico io il perché. Per merito del fantastico Shiba, che è proprio un ERC20 e alla fine preleva, sposta, muovi, gira, rigira e siamo sempre lì. Ci ha intasato Ethereum. Ciao Luca, secondo te la nuova blockchain su crypto.com darà una spinta a CRO? Possiamo vedere il grafico, grazie. Allora, io credo che CRO, cioè crypto.com si sta muovendo bene, lato sviluppo, lato fondamentali. CRO, in realtà di per sé non si sta muovendo così. Non è vero però, eh. Perché lo dicevo in base a questa candela che però non ha neanche chiuso male. CRO in realtà non sta neanche facendo schifo come grafico, è andato a pescare di nuovo dalla liquidità qua sotto, guardate che roba, e poi è stato rimbalzato verso l'alto. Io ti dico, mi potrei quasi sbilanciare e dire che ci potrebbe stare, adesso qua ci sono dei livelli vecchi, facciamo una cosa, puliamo questo grafico e rianalizziamolo vedendo l'andamento dell'ultimo periodo. Allora abbiamo una, 2 e 3 prezzi chiave. Poi, purtroppo, ecco qua c'è stato un decremento, quindi un non lo so, un breakdown. Stiamo un po' ritracciando. Poi abbiamo sul settimanale questo cluster che abbiamo ritestato sfiorandolo proprio, tac, così. Andiamo a vedere il daily adesso. Allora, sul daily abbiamo questo livello 0,165. E poi gli altri li abbiamo già visti, direi, non c'è nient'altro da considerare. Allora, in realtà sul giornaliero è un po' più sporco perché abbiamo dei low messi in questo modo, però anche lì non fa ancora venire tanta voglia. Io forse aspetterei un ritorno sopra i 20 centesimi per andare a cercare il long. Mentre dal punto di vista del lungo termine, io ti dico, adesso c'è da vedere come si comporterà metterà la compatibilità su Ethereum. Io poi mi aspetto che la DeFi possa iniziare a spingere un po' anche su CRO. Non lo so, io ho delle buone aspettative. Non sono investito in CRO, quindi faccio questo disclaimer. Però ho delle discrete aspettative in realtà da loro. E quindi io penso che nel tempo potranno dimostrare un po' di valore. Poi
Allora, dove conviene formare un portafoglio Ethereum e magari bloccarli in staking? Cosa vuol dire? Cioè, formare un portafoglio Ethereum, dici dove comprarli? Binance, The Rock Trading per rimanere in Italia. Bloccarli in staking, Pancake Bunny al momento è quello che mi gusta forse un po' di più. Cosa ne pensi di Cardano? Rieccoci qua. Allora, no, di Cardano penso che è sopravvalutata, perché come al solito il discorso che faccio è sempre quello, cioè non c'è costruito su niente, vale più del doppio di Solana, così, non lo so, non sopravvalutato, ecco, quello è il mio discorso. Poi, ciao Luca, ora rinnovo l'abbonamento su Twitch solo per veder crescere ancora di più i tuoi bicipiti. Grande, ora che mi hanno riaperto le palestre, li vedrete crescere e come. Ringrazio, intanto ne approfitto per shillare l'abbonamento, ringrazio chi si abbona e vi ricordo che se avete Amazon Prime potete farlo gratuitamente con Prime Gaming, quindi è una piccola donazione che mi fate per prendere le barrette proteiche. In cambio, cioè per voi non costa assolutamente nulla e vi ringrazio. Allora, qua saltano ancora le domande. Io vado un po' in fondo, facciamo così, così leggo le ultime, così vi lascio sul pezzo. Dogecoin Killer, un commento per favore, è come Yearn Finance? Ma cosa c'entra? Cosa c'è? Che collegamento è? L'hash Dogecoin Killer sarà una shitcoin, presumo. Cosa c'entra con Yearn Finance? Yearn Finance non è una shitcoin, è una coin con i controcavoli e quindi non confondiamole. Per favore, leggi il grafico di Happy Coin, è davvero strano, ma quasi quasi torno alle domande sopra. Io non so cosa dirvi. Ciao Luca, grazie dei tuoi consigli. Sto usando diversi exchange per provarli e per suddividere il rischio. Per spostare cripto da uno all'altro, ci sono soluzioni migliori di altri per limitare le fee? Guarda, io te lo dico sinceramente, per fare gli scambi, trade, non impazzire con 10.000 exchange. Utilizza quelli più sicuri, ok? Se ti fermi utilizzando The Rock Trading, Binance, Coinbase, FTX, Bybit, insomma, quelli lì che di solito utilizzo anch'io, non stare a farti troppi problemi un po' di qua, un po' di là per andare a ridurre i rischi perché vai ad aumentare le fee. Il discorso è diverso se ce li lasci depositati, chiaramente, perché lì vai a incrementare il rischio legato alla controparte. Però per il trade non impazzirci più di tanto. Luca, ti prego, dammi un piccolo consiglio. Sono entrato in MTL 2 giorni fa, non so se è stata una buona mossa. Amico mio, te lo do come un consiglio. La prossima volta pensaci prima. Perché scherzi a parte, io adesso potrei andare a vedere il grafico. No, Vitalik sta dumpando Shiba. Non ci credo, ma davvero. Adesso ci vado a vedere. Comunque, no, ritornando seri per te, Matteo, non. Cioè. Prima di aprire un trade o di acquistare una coin, chiediti perché, cioè chiediti qual è l'obiettivo e se stai facendo una speculazione, un investimento, perché non puoi 2 giorni dopo dire chissà se ho fatto bene o no e venire a chiedere a me cosa dovresti fare, perché devi saperlo tu. Io non, cioè non posso entrare nella tua testa e sapere perché l'hai fatto. E quindi mi raccomando. Fallo prima questo ragionamento. Adesso andiamo a vedere MTL, il grafico, così ti dico la mia opinione, però mi raccomando, non è che devi adesso fare in base a quello che ti dico io vendere o non vendere, tu rifletti. Allora, a me questo grafico non piace perché è una coin priva di volumi che ha fatto soltanto un gigapump e adesso sta un po' ritracciando, quindi io non ci sarei mai entrato. Tu hai detto ci sei entrato 2 giorni fa, non lo so, valuta perché magari hai fatto un trade intraday, magari non lo so, devi saperlo tu, davvero. La prossima volta fatti questa domanda. E adesso andiamo a vedere Shiba perché sta dumpando anche Bitcoin per Shiba, non lo so. Shib, vediamo. Oh, che mazzata, ma davvero Vitalik ha dumpato Shiba? No, dai, non ci credo. Ma dai, ma beh, è successo qualcosa? Ma vi prego, qualcuno incolli l'address di Vitalik che voglio andare a vedere. Voglio andare a vedere che cosa sta facendo. Aspettate, Etherscan, andiamo a vedere Shiba. Qua è dump in diretta, stavolta per davvero. Eccolo, Shiba Inu. Dump in diretta, ma di Shiba. Holders. Vediamo, ci sarà il pandemonio su Twitter. No, è ancora qua.
Perché? Chi è che ha detto che sta dampando? È ancora tutto lì. Che c'è una fake news? Che cosa succede? Cioè, come mai dicevate che Vitalik li sta dampando? Sono sempre lì, mi sembra, no? Andiamo a vedere su Twitter se si dice qualcosa. No, nessuno sta dicendo niente. Oh, cosa c'è? Cosa succede qua? Safe Moon? No, non, mi sembra che non stia succedendo niente, non lo so, vabbè. E sta dampando per qualche strano motivo. Vediamo, vediamo. Dunque, dove eravamo rimasti? Porca vacca, mi ero scordato di riabbonarmi e purtroppo va rifatto ogni mese se lo fate con Prime. Ciao Luca, cosa ne pensi di Reef? Allora, Reef in realtà aveva... Era uscito dal range, quindi andiamolo a vedere perché lo stavamo seguendo all'interno di un range. Wow, potrebbe essere in un entry. Potrebbe essere in un. È uscito da questo range, non ci sono ancora conferme. Vi ricordate, il range era tra i 60 sat e gli 80 sat. E quindi vedete qua siamo andati a prendere la liquidità sopra a qua, al top, al precedente top. Abbiamo chiuso nettamente sopra alle precedenti chiusure, anche alle massime, e adesso sta stornando, sta un po' ritestando quest'area. E quindi ci potrebbe stare l'entry da queste parti. Non so se c'è stata qualche news particolare che ha fatto pompare, però il grafico direbbe che ci può stare l'entry. Vi faccio anche l'area, un entry che va da qua a qua. Questo è un po' l'entry area con stop loss sotto qua. Vedete, se andiamo a chiudere qua sotto o anche qua sotto se volete essere più larghi, cioè sotto ai 68 oppure sotto ai 60, perché ovviamente è un falso breakout tutto lì. Però in realtà questo potrebbe essere un break retest, quindi interessante come setup, ok? Allora, ho fatto una cassata, buona la cassata, e sono entrato in long su Ethereum a 4.315 dollari, secondo il mio studio. E appena ho comprato è crollato. Quale potrebbe essere un corretto stop loss e take profit? Ma scusa, hai fatto lo studio e mi stai chiedendo lo stop loss e il take profit? Cioè, che studio hai fatto? Ma però io vi devo sgridare quando fate così, perché lo studio deve, prevedere anche uno stop loss e un take profit, cioè dire, ma... Io ho fatto questo studio, ho trovato questo setup. Entro, quando è che ha sbagliato? Metto lo stop loss, take profit, magari se lo voglio mettere, quale resistenza potrebbe essere? E quindi mi raccomando, bisogna assolutamente valutarlo. Andiamo a vedere Ethereum dollaro, dai, così proviamo a comprendere cosa potremmo fare. Poi, porco cane, con un grafico così tu già pensi allo stop loss, al take profit, cioè cosa hai fatto? Un trade intraday, presumo, perché io su un grafico così, a parte che non avrei visto neanche un entry, ma di take profit e stop loss non ne vedo, ok? Quindi non lo so, mi sembra che tu abbia fatto un po' un trade iperspeculativo sull'intraday e quindi valuta un po' in base a quello. Allora, sta dampando anche Bitcoin, ma che sta succedendo? C'è un flash dump, flash crash? Potrebbe essere l'occasione per andare a cercare lo sweep. Allora, visto che c'è il dump in diretta, buttiamoci direttamente sul grafico, così cerchiamo di capire cosa possiamo combinare. Adesso vado a refreshare di nuovo qua. 50% dei token, ma non li sta dampando Vitalik. State tranquilli, sono tutti lì, eh. Non so chi sta dicendo che Vitalik sta dampando Shiba, cioè mi sembra che ci sono delle transazioni in uscita. Swap for Ethereum. Ma è vero, quindi. Mamma mia, ma è la verità? È la verità? Scusate, sono rimasto un attimino perplesso. Pompa Ethereum dampando Shiba, davvero? Non lo so. Ma e come mai non l'hanno ancora insultato su Twitter? Cioè, scusate, se è, però il bello della diretta è anche questo, quindi io voglio capire cosa sta succedendo. Nessuno sta dicendo niente. Vitalik Bucherin. Bellissima questa. Ma davvero sta succedendo? Burn?
No, ma che cosa sta succedendo? Non lo so. Cioè, devo capire meglio cosa stavi succedendo. Ha donato 500 milioni di Akita. Vabbè, vabbè. Confusione, confusione. Sending i liquid tokens. Boh, non lo so, non lo so, non lo so. Devo vedere, però sembra che stia succedendo un po' di casino, ecco, ci sta ruggando tutti Vitalik Buterin mi è piaciuto tantissimo. Vitalik apre la caccia allo Shiba, esatto. Adesso gli animalisti gli danno contro, gli shitcoiner gli danno contro. Vitalik ha visto che oggi ho comprato io Shiba, esatto, ha dampato, ha comprato da lui probabilmente, attenzione, attenzione, perché è un macello. Che ne pensi di Ethereum Classic? Senza nessun senso, possiamo guardare il grafico se volete, però poi andiamo a vedere i nostri grafici, cioè andiamo a passare al comparto grafici. Allora, pump probabilmente giusto per seguire Ethereum, da un lato per quello e dall'altro ho sentito che molti miner si vogliono spostare da Ethereum a Ethereum Classic per via degli aggiornamenti futuri su Ethereum e quindi i miner ovviamente dovranno un po' migrare altrove. Per il momento su ETC abbiamo questo clusterino che sta tenendo botta sulle 4 ore però, Clusterino nell'intorno di 16.600. Però, cosa abbiamo? Beh, abbiamo una sorta di bull flag, non è neanche malaccio. Se dovesse fare una sorta di doppio bottom qua e ripartire con un higher high, potrebbe essere un setup long. Ethereum Classic, in quanto a shitcoin, quindi non è assolutamente interessante sul lungo periodo, potrebbe però dare soddisfazione lato speculazione. Stop loss qua sotto. Se perdiamo il cluster, allora andiamo a aspettare quello sotto e reiteriamo un po' questo setup. Allora, adesso passiamo alle coin con la C maiuscola, tipo Bitcoin che sta dumpando. Potrebbe esserci un'occasione interessante. Chissà da cos'è dovuto questo dump. Cioè, siamo arrivati al punto in cui prima Bitcoin influenzava le altcoin, cioè se dumpa Bitcoin dumpano le altcoin, adesso se dumpano i cani allora fanno dumpare anche Bitcoin, mi rifiuto. Allora, comunque, scherzi a parte, mantenendo la calma, perché sì, adesso nel momento sembra che stia dumpando, però il quadro non è ancora cambiato, abbiamo un macro che arriva dal bullish e si è un attimino fermato all'interno di un mega range. Questo è il mega range nel quale ci stiamo muovendo. All'interno di questo range poi ci sono tutte delle dinamiche più di breve termine. In particolare abbiamo questo, questo e questo, questa sorta di uptrend che c'è stato fino a poche settimane fa, che poi è stato violato da un'ondata di offerta che ci ha rispediti però non sul range low, ma bensì su questo low, questo precedente low, 51.003, che è una sorta di range middle, se vogliamo, un punto medio. Da qua abbiamo fatto un falso lower low, che poi non è, appunto, è stato subito assorbito, e poi siamo ripartiti a suon di rimbalzi, stabilizzandoci in quest'altro range interno, ok? Range nel range, quindi siamo veramente adirezionali. Non preoccupiamoci di queste candeline piccole, di questi mini dump, perché da lontano, cioè quando ci spaventa qualcosa e ci sembra che stia impazzendo il mercato, guardiamo un po' da lontano, facciamo un passo indietro, perché spesso è rivelatore. Quindi noi abbiamo questo piccolo range sul breve, da lontano questo mega range, ancora più da lontano il mega range su un uptrend, in cima a un uptrend, quindi una lateralità, forte possibilità di accumulazione. Ok? Quindi questo è il quadro generale. Proprio in quanto tale, dobbiamo concentrarci innanzitutto sul range interno, che è lo scenario in cui ci stiamo muovendo più da vicino. Questo range interno ha alla base un pool di liquidità 53.000 dintorni, questo qua sotto, e sopra abbiamo 59.000 qua su, tac, ok? Quindi il movimento che avviene qua dentro è un movimento laterale tra range low e range high.
Quando uno dei due livelli verrà violato, avremo una direzionalità da una parte o dall'altra, ma sempre interna al macro range. Quindi attenzione anche lì a non farsi ingannare, non farsi prendere dal bias di breve confondendolo con quello di più lungo termine. E quindi quali sono gli scenari in poche parole? Allora, abbiamo detto break dal range, cosa che per verificarsi richiederebbe chiusura qua sopra, 59.000, o chiusura qua sotto, o meglio, qua sotto, facciamo ancora più i conservatori, qua sotto. Oddio, in realtà il range finisce qui, però qua abbiamo il low, quindi questo si potrebbe, sto ragionando a voce alta, si potrebbe considerare come un'area unica. Non so neanche io cosa dire, teoricamente dovrebbe essere una chiusura qua, perché il range low definitivo è qui, però possiamo estenderla fin qui. Ripeto, ci sono entrambe le possibilità, a seconda dell'approccio che si può avere. La cosa interessante è che prima della chiusura ci possono essere delle dinamiche interessanti interne, valide per prendere posizione. Allora, su un quadro del genere viene da prendere più posizione long che short, perché ve l'ho detto, sembra una giga accumulazione. Dove prendere posizione long? Allora, la prima cosa sta proprio sul range low, quindi se andiamo ad attaccare il range low e andiamo addirittura, ve l'ho detto prima, a minacciare la liquidità in domanda che sta alla base, andando a prenderci qua gli stop loss qua sotto, andando a fare un flash dump, eccetera, si potrebbe andare a valutare l'entry sullo sweep, quindi qua sotto. Sotto questa shadow, ok? Io qui ho evidenziato i 52.000, ma anche sotto, cioè più va giù e più in teoria si può aprire una posizione favorevole, sotto ipotesi, attenzione, che poi venga assorbita, perché se poi non viene assorbito sono cavolacci amari. Quindi si può andare a costruire un entry ipotetico, sto dicendo a caso, in questa zona, supponendo appunto lo sweep e il rimbalzo, e lo stop loss ce lo andiamo a mettere qua sotto. Vedete che il rischio è contenuto, il rendimento è molto più esteso. Quindi c'è una simmetria e c'è un potenziale vantaggio, ok? Chiaramente è una posizione ad alto rischio, perché io a priori sto già dicendo, mi sto già immaginando sweep più rimbalzo. Dalla nostra parte abbiamo il fatto di essere in lateralità sopra on top di un trend bullish e quindi questo sicuramente crea un favore nei confronti dell'uptrend, del rialzo. Dall'altra parte però lo stiamo anticipando, quindi è una posizione a rischio notevole. Invece, in altro modo, cioè in maniera più cauta, cosa si può fare? Si può aspettare, se facciamo un flash dump o qualsiasi altra cosa, di richiudere dentro. Se ritorniamo a chiudere qua, allora abbiamo un failure swing, abbiamo un falso breakdown, abbiamo un falso movimento e di conseguenza, insomma, abbiamo un setup long di fatto, con ingresso una volta che abbiamo la conferma e stop loss nel caso di riperdita del range. Questi sono gli unici due scenari che al momento mi vengono in mente perché, ve l'ho detto, quando ci troviamo in una fase di compressione così elevata, range nel range, cioè si creano dei sacchetti di liquidità agli estremi. Quando ci sono questi sacchetti di liquidità agli estremi, si vanno ad accumulare tanti, tanti, tanti stop loss, cioè perché banalmente qua dentro gli unici che prendono posizione sono i trader di breve. I trader di breve cosa fanno? Vanno a mettere gli stop loss su questi estremi per giocare sui palleggi interni. E quindi se si va a colpire uno dei due livelli, si scatenano gli stop loss e si va a generare quello che è un flash pump o un flash dump. E quindi lo si può sfruttare. Questa è banalmente la teoria che sta dietro a questa posizione. Mentre più sul lungo termine, ripeto, beh, si può usare lo sweep per costruire un long anche più sul lungo termine, andare a cercare poi il range high oppure anche un uptrend se lo andiamo a rompere. Altrimenti bisogna aspettare la fuoriuscita innanzitutto da questo piccolo range, sopra o sotto, e in seguito chiaramente anche dal range più grande, che è quello che poi va a dirigere un po' l'orchestra. Bene, Ethereum, andiamolo a vedere. Dunque, ETH BTC. ETH BTC, pazzesco, ragazzi, incredibile, ha rotto anche quest'altra resistenza a 0,0072 senza, tra l'altro, nemmeno accorgersene sembra. Cioè io mi sarei aspettato una flessione qua. Adesso aspettiamo che chiuda il settimanale perché è ancora presto per dirlo, è una resistenza, ripeto, che nasce su time frame settimanale e quindi c'è da vedere come reagisce il medesimo. Se
Però, mamma mia, che estensione! Mamma mia, che estensione! La bucata, se ci chiudiamo sopra, può diventare un entry. Stiamo a valutare, altrimenti di entry per il momento non se ne vedono assolutamente. Solo sulle 4 ore, ecco, questa sulle 4 ore 0072 è già diventato un entry, ma non lo so, sulle 4 ore forse è un pelino aggressivo, ecco, non è da me. Vediamo, stiamo un po' a vedere, nel frattempo continuo ad andare, uptrend galoppante e via che si va. Poi, altre coin principali, allora Aave, come mai questa volata? C'era una notizia, c'era qualche notizia? Che insomma l'ha reso. Guardate, tra l'altro, entry sul ritracciamento ci ha palleggiato sopra ed è ripartito. Quello che avevamo identificato un po' di tempo fa, neanche a farlo apposta. E adesso ha rotto anche questa resistenza. È 0,009, è stata rotta e diventa un pool di domanda. Attenzione, perché se ci chiudiamo sopra, quest'area diventa assolutamente interessante. Poi Alfa, pure lei sta pompando. Oggi è il DeFi Day, probabilmente, non saprei che dire. Alfa è ancora all'interno di un range. Perché l'ho fatto così grande? Perché probabilmente non c'erano ancora gli ultimi dati. Al momento possiamo andarlo a circoscrivere, perché è da fare anche in rosso. Però per il momento sembra più un tentativo di attacco. Vediamo dove chiudiamo, vediamo se poi c'è follow up domani, però per il momento non è ancora da long Alfa, al contrario di Aave che sembra più da long, ma anche lui c'è da aspettare la chiusura. Bitcoin Dominance continua a decrescere, quindi vabbè, ormai lo sappiamo che siamo in piena altcoin season e sappiamo anche come, dove, perché. Sushi sta pompando, Injective Protocol sta pompando, Loopring sta pompando. È il DeFi Day, ve l'ho detto. Non so cosa stia succedendo, ma vedo che secondo me il DPI non sta andando malaccio. DeFi Pulse Index, dov'è? Wrapped Ether, non c'è solo su. Sì, sono dei grafici poco sensati. Possiamo andarlo a vedere su, cos'era, Index Cop. È qua, ce l'ho già aperto qua, e andare a vedere come si sta comportando, direi benone, più 37%, si gode oggi, si gode assai, bene, benissimo, non posso che essere contento. Va bene, allora, detto questo, dunque, cake, l'abbiamo già visto cake, quindi vi tocca guardarvi la differita sul tubazzo. Quanto dura questa season? Sta durando veramente tantissimo. Tutti in attesa del tuo short di copertura. Ebbene sì, lo short di copertura arriverà prima o poi, non lo so, non è ancora il momento. Ve l'ho detto, io adesso sono bullish. Poi, gambling consapevole. Gambling, m'avete conquistato con questa storia del gambling consapevole. Molto molto bello. Amici, 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 per favore mi parleresti del Tricomas bot? Allora, ecco, a proposito di bot, mi avete chiesto talmente in tanti di continuare a parlarne che farò un video sui principali bot. Io volevo trattarne tre: Bitsgap, Tricomas e Mudrex, sono quelli che mi avete chiesto. E quindi uno alla volta li trattiamo, va bene? Abbiate pazienza che arriviamo molto, molto, molto presto. Basta, questo è quanto. Ti consiglio di guardare Reddit per il gambling consapevole. No, non è tanto consapevole lì, secondo me. Amici, basta, questo è quanto. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi ringrazio di avermi bombardato di domande. Ringrazio di cuore veramente chi mi ha scritto ieri, oggi per sostenermi, per dirmi sei un pazzo furioso ad aprire un'azienda in Italia, per dirmi ci vediamo in Svizzera, ci vediamo qua, ci vediamo là. Chi lo sa, veramente, chi vivrà vedrà. Io ci voglio provare, ci proverò e se vedrò troppe difficoltà, amici, ce ne andiamo da un'altra parte, ma di certo io rimango sempre qua sul pezzo con voi e a dare il 100% di quello che posso dare. Quindi, detto questo, di nuovo, grazie per avermi seguito, vi faccio un carissimo saluto, ci vediamo venerdì alle ore 19, più o meno, occhio e croce, dovrebbero essere sempre quelle, ci vediamo in Portogallo, eccolo infatti. Faremo il sondaggio. Dove mi trasferirò in futuro? Chissà chi si azzecca, chi non ci azzecca. Vediamo, vediamo. Va bene, basta scherzare. Ci vediamo venerdì. Buona serata a tutti quanti.